Cristo e la vita eterna. L'unica speranza è avere Gesù nel cuore, avere Gesù nel proprio cuore è l'unica speranza. Vedete che il mondo è in rottami, il mondo è scombussolato, le nazioni stanno vivendo in un caos, ma purtroppo è l'inizio della fine, verranno cose che sono. Affidatevi a Gesù Cristo, Padre. Non vi arrabbiate se credi che queste cose sono cose buone, sono cose giuste, cari, per intendervi. Affidatevi a Gesù, cari anziani, care donne. Questo mondo sta crollando, l'economia mondiale è allo sbando, le nazioni sono in crisi. Solo Gesù Cristo è la speranza, cercate la verità. La verità ci fa liberi, la verità ci rende liberi, alleluia. Solo Gesù Cristo è il fondamento dell'anima. Alleluia, non siate atei, ricordatevi di Gesù di Nazareth, che è risuscitato dai morti. Arababash. Ricordatevi di Gesù, solo se abbiamo Gesù nel cuore andrà tutto bene, solo se c'è Gesù, la fede, l'amore di Dio. Solo se abbiamo la fede andrà tutto bene, cercate la parola di Dio. Alleluia. Leggete il Vangelo, cari. L'umanità sta vivendo tempi duri. Alleluia, Spirito Santo, metti la mano. L'umanità sta vivendo tempi difficili, cari. Se voi leggete il libro dell'Apocalisse, la Bibbia nell'Apocalisse, parla che verrà una grande tribolazione sulla terra. E noi stiamo vedendo l'inizio di queste cose. Ecco perché dobbiamo credere in Gesù Cristo. È l'unica speranza. Voglio dire, cari, declinerò, Gesù è reale, non è una statua. Non devi pregare le statue, le madonne, i santi, o andare dai papi, dai preti, e tutta quella compagnia lì di imbroglioni, perché il Papa è un imbroglione, il Papa imbroglia, il Papa Bergoglio imbroglia. Non credete a quegli uomini che hanno fatto della fede un business. Il Vaticano è un business. Il Vaticano non vi predica la verità. L'unica verità è Gesù direttamente, direttamente a Lui. Sapete, vi voglio dire questo prima di andare via. Il vero cristianesimo è avere un contatto con Gesù, col nostro cuore, direttamente a Lui. Tu non devi andare da un prete. Vi spiego, cari, permettetemi di dire queste cose un attimo. Tu non hai bisogno di andare da un prete che ti perdoni, quelle sono bugie, menzogne. Ma il vero cristianesimo è avere un contatto diretto, alleluia, con il Signore e con lo Spirito Santo. È una realtà meravigliosa. Che anche gloria tu, a Gesù, alleluia. Caro ragazzo, cara alleluia. Donna, caro uomo, caro barista, cari ragazzi che siete qui a bere il caffè, cara signora, tutti abbiamo bisogno di questa meravigliosa realtà che ci cambia la vita. È la verità. Quando c'è Gesù nei nostri cuori, noi siamo liberi, noi siamo illuminati, noi siamo salvati, perché Gesù
è la salvezza, non è andare a messa. Tanti vanno a messa ma sono perduti, sono delle pecore smarrite. Tanti vanno a messa ma fuori sono dei terribili peccatori, delle peccatrici terribili. Vanno a messa, fanno gli angioletti nella messa, ma fuori sono dei diavoli, sono dei grandi ipocriti. Quello non serve a niente, cari. Il vero cristianesimo è avere Gesù nel cuore. Ogni momento tu senti la sua presenza, la sua benedizione, il suo Spirito Santo, il suo amore, la sua forza che ci aiuta a non peccare più come prima, come una volta. Per esempio, io prima peccavo tanto, mi ubriacavo, rubavo, bestemmiavo, ero perso, ma da quando mi sono convertito al vero Vangelo di Gesù Cristo, ho iniziato ad avere un contatto con Lui. Alleluia! Dai miei mali, gloria dei miei peccati che mi tormentavano, lo Spirito Santo mi ha liberato, mi ha trasformato nel nome di Gesù. Questo è il vero cristianesimo. Non è andare a messa la domenica e poi vivere nel peccato tutta la settimana. Non serve a niente. Non serve a niente mangiare l'ostia se poi fumi. Tanti mangiano l'ostia, poi bestemmiano con la bocca. Si mangiano l'ostia e poi fanno cose terribili. No, cari, Gesù vuole entrare nel tuo cuore. Gesù è il pane della vita. Sarete benedetti se credete in Lui. Direttamente, mi spiego, cari. Bisogna credere in Cristo Gesù, il Re dei Re, direttamente, che è la via, la verità e la vita. L'unico Salvatore, al suo nome sia la gloria. Amen.